Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gladiatore Giallorosso 94. Questo è un video speciale che nasce, se così si può dire, su idea del mio amico Sequolf, che insieme ad Alfrez, Peppone ed altri youtuber caricherà un video simile a questo sul proprio canale. Ma tornando a noi, eccoci con il mio pronostico sulla classifica finale della Serie A 2016-2017. Specifico fin da subito che sono opinioni strettamente personali, legate soprattutto a quello che sono riuscito a vedere in questa prima parte di stagione. Quasi sicuramente non riuscirò a prendere tutte le posizioni, ma intanto mi sono divertito nel provarci. Bene, direi che le premesse sono finite, quindi possiamo iniziare. Cominciamo con la 20ª posizione, che secondo me verrà occupata dal Crotone, una squadra tecnicamente mediocre e che fin da subito ha dimostrato di non avere i mezzi necessari per restare nella massima competizione. Uno scalino più avanti troviamo l'Empoli, che dopo due annate su discreti livelli sembra avvicinarsi sempre di più allo spettro della B. Il difetto più grande di questa squadra è la difficoltà assoluta nel trovare la via del gol, e per avere possibilità di salvarsi bisogna cercare di vincere quante più partite possibili. L'ultimo tassello per la Serie B secondo me verrà occupato dal Pescara, che come il Crotone ha un livello tecnico non adeguato alla prima competizione italiana. Rispetto al Crotone ha individualità leggermente migliori e rispetto all'Empoli è più abile a trovare la via del gol, ma nel complesso non è una squadra particolarmente abile e attrezzata. 17esimo posto per il Palermo di Zamparini, che nonostante le enormi difficoltà avute in stagione, credo che riuscirà nuovamente a raggiungere la salvezza, seppur con tanta fatica. Posizione successiva per il Bologna, che per me non farà una stagione particolarmente esaltante, ma riuscirà comunque a salvarsi senza troppa fatica, con diversi punti di vantaggio dalle posizioni calde. Posizione numero 15 per il Cagliari, che nonostante un inizio esaltante sta dimostrando partita dopo partita alcuni difetti evidenti a livello di squadra e di attenzione. Come rosa ha delle buonissime individualità, ma a livello difensivo è ai limiti dell'imbarazzante. 14esima posizione per l'Udinese, che ormai da qualche anno si sta abituando a campionati di media-bassa classifica, e anche per questa stagione penso che il discorso sarà identico. Poco più in alto troveremo il Sassuolo, che nonostante le enormi difficoltà avute finora, sono sicuro che riuscirà almeno parzialmente a risalire, visto anche la prematura eliminazione dall'Europa League. E se Berardi tornerà a pieno regime, sarà più facile giocare bene e raggiungere prima la salvezza. Posizione numero 12 per il Chievo, che si dimostrerà ancora una volta una compagine difficile da affrontare per chiunque, o quasi. Non tanto per il livello tecnico della squadra, quanto per l'intensità che spesso mettono nelle partite casalinghe. 11esima posizione per il Genoa, una squadra complessivamente buona ma che non vedo ancora pronta per un salto in Europa, per questo penso che arriverà all'incirca a centro classifica. Un posto più avanti troveremo secondo me l'altra squadra di Genova, che considero a livello tecnico leggermente superiore ai rivali rossoblù. Finora ha raccolto poco per quanto avrebbe meritato sul campo, per questo penso che arriverà almeno a centro classifica. Nona posizione per la Fiorentina di Sosa, e qua troviamo, secondo me ovviamente, la prima delusione del campionato. Come livello tecnico non sono male, ma peccano terribilmente di incostanza, motivo per cui non credo riusciranno ad arrivare in Europa. E se andranno avanti anche in Europa League, le fatiche cominceranno a farsi sentire. 8ª posizione invece per l'Atalanta, una squadra che finora è riuscita a dare spettacolo più con la forza di squadra che con l'effettivo valore tecnico dei singoli. A lungo andare però credo che la forma fisica inizierà a calare, quindi per me arriveranno in 8ª posizione. Posizione numero 7 per il Toro di Mialovic, una squadra che a livello offensivo è una delle più forti e concrete del campionato, ma che non ha altrettanta forza nei restanti reparti. Rimane un'ottima squadra, quello sicuramente, ma per me non andrà oltre la 7ª posizione. E il primo posto per l'Europa League verrà occupato dall'Inter, che nonostante le tantissime difficoltà avute finora, ha un livello tecnico davvero niente male, e pian piano riuscirà a trovare maggiore serenità di squadra e di punti, questo ovviamente secondo la mia opinione. 5ª posizione per i biancocelesti di Mister Inzaghi, una squadra tecnicamente non eccezionale, ma che ha saputo stupire finora con un discreto gioco e ottimi risultati.
Per me continueranno su questa strada e conquisteranno un posto per l'Europa League, e senza neanche troppa fatica. Quarta posizione invece per i rossoneri del Milan, che per quanto siano finora una delle squadre rivelazioni della prima parte di campionato, ancora non li vedo pronti per tornare nella massima competizione europea. Questo però può essere il primo vero anno di rinascita milanista, in attesa della liquidità cinese per la prossima stagione. Terza posizione per il Napoli, che nonostante la perdita prematura del giocatore più determinante della sua squadra, sta tuttora nelle zone alte della classifica. Il valore tecnico della rosa è senza dubbio ottimo, e con il rientro di Milik e le liquidità avute per la qualificazione agli ottavi, potrebbero rinforzare ulteriormente la propria rosa. Per questo li vedo più adatti a raggiungere i preliminari di Champions. Ed eccoci arrivati alla seconda posizione, che per me verrà occupata da noi, gli eterni secondi della competizione. Forse questa può essere considerata anche una mezza gufata, ma considerando almeno il percorso della squadra finora, lo considero assolutamente positivo, e se continueremo su questa strada potremo fare sicuramente un'ottima stagione. Purtroppo la mancanza di riserve adeguate potrebbe riservare dei problemi di percorso, che speriamo possano essere colmati con degli acquisti mirati nel mercato di gennaio. E per la sesta volta consecutiva, il mio pronostico sulla vincitrice del campionato va a favore dei bianconeri della Juve, che nonostante qualche incidente di percorso rimane indubbiamente la squadra più forte e continua del campionato. Se non dovessero raggiungere il primo posto, sarà molto più colpa loro che merito dell'eventuale vincitrice. Bene ragazzi, questi erano i miei pronostici sulla classifica finale della Serie A 2016-2017, vi ripeto ancora una volta che queste sono mie opinioni personali che riguardano soprattutto quello che sono riuscito a vedere in questa prima parte di stagione. Poi ovviamente ci potrebbe essere una squadra che salirà in alto, una che scenderà più in basso, ci potrebbero essere diversi cambiamenti. Ma questa diciamo è una mia piccola idea, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi nei commenti quale classifica fareste e ovviamente andate a visitare i canali di Sequel, Falfred, Peppone e tutti quelli che lascerò in descrizione per sapere cosa ne pensano loro a riguardo. Un saluto dal vostro creatore Gio84, ci vediamo presto, sempre in questa giornata per un nuovo video sul mio canale, un saluto e sempre Forza Roma! Ciao ragazzi!